Benvenuti in un altro vlog. Voi soverato, esiste questa parola? Assolutamente no. Allora, a parte Merlino che quel giorno, ossia l'8 dicembre, ha incontrato più golden di quando stava in allevamento, perché veramente Bergamo era piena di golden. Siamo andati poi a Brescia e anche lì c'erano un sacco di golden. Non li ho inquadrati tutti perché veramente, se no, sarebbe stato un video di mezz'ora solo di golden. Comunque niente, doveva essere un vlog molto più bello, molto più studiato, molto più sistemato. Invece c'è stato un cambio di programma al lavoro e sono dovuta andare nel mio giorno di riposo alle 6:30 della mattina. Ragazzi, volevo morire. Ci sarà qualcuno fra di voi per il quale quell'orario è la normalità, tipo Roberto, però per chi non è abituato come me, ma comunque lavora su turni, è stata tosta. Non tanto svegliarsi quanto proprio andare a lavorare. Quindi niente, siamo andati appunto a Bergamo, siamo entrati in questo negozio che è il negozio della Giochi Preziosi, abbiamo scoperto che ci si poteva fare il peluche e chi sono io se non una bambina di 3 anni? Per me sono 3 gli anni, ma non importa. Comunque era da un sacco che volevo farmi un peluche, la consistenza è meravigliosa, certo costa, ma va bene così. Potevi scegliere anche i vestitini, ma ovviamente la mia povertà mi ha placata. Detto questo, siamo saliti sulla ruota panoramica, è stato veramente molto bello. La città dall'alto era stupenda. No, non siamo andati a Bergamo Alta, per chi se lo stesse chiedendo, non ci siamo andati, non è che non vedete le riprese, perché praticamente si poteva andare su solo tramite la funivia. E ci eravamo già tolti dal parcheggio, non ci eravamo accorti, volevamo andarci in macchina, insomma un casino. Quindi abbiamo girato i tacchi e ce ne siamo andati poi a Brescia. Piccolo aneddoto, tutto il giorno ho confuso Brescia con Bergamo e alla fine sono andata in entrambi i posti, quindi potete immaginare la mia confusione quando poi vado a raccontare questa cosa. Detto questo, ci siamo visti appunto il villaggino di Natale, dove c'era anche la pista di pattinaggio e poi siamo andati appunto a Brescia che abbiamo scoperto essere gemellata, tra l'altro, giusto perché la mia confusione non era abbastanza, con Bergamo quest'anno in quanto capitale della cultura. Non mi ricordo se di quest'anno o del prossimo anno, comunque a un certo punto c'è l'inquadratura. Ci siamo goduti le due città con illuminate a Natale, insomma, con tutte le luminarie natalizie. Sapete che io adoro le luci e a fine di questo vlog ve ne accorgerete ancora di più. E nulla, Merlino ha preso più coccole, ha giocato un sacco di, non so, di tutta la sua vita, probabilmente quel giorno che in tutta la sua vita. Detto questo, io spero di avervi fatto compagnia e vi lascio al video senza voiceover. Vi mando un bacione, alla prossima. Ciao! Buongiorno e buon sabato 9 dicembre. Se mi vedete distrutta è perché lo sono e va bene così. Faccio quest'intro super super veloce per dirvi che stanno succedendo una marea di cose in questi giorni, soprattutto cose un po' annunciate, un po' decisamente no. E io, come sentite, non sono proprio in formissima e niente. Adesso faremo le pulizie, dico faremo perché ho chiamato la signora che ogni tanto mi aiuta, la signora, cioè la mia età, che triste dirlo. Comunque ho chiamato la signora che mi aiuta appunto ogni tanto a pulire casa perché abbiamo montato tutte le luci fuori, abbiamo montato l'albero, abbiamo fatto tutto, quindi adesso voglio fare una pulizia profonda. Dopo ovviamente vado a lavorare. E niente, poi spero di trovare un attimo per raccontarvi un po' quello che sta succedendo e per presentarvi qualcuno, perché sì, perché in questa casa si accolgono tutti e quindi vi devo presentare assolutamente qualcuno. Però adesso mi muovo. Ci vogliamo presentare un attimo? Eh? Che meraviglia che sei, amore, vero? Lei si chiama Luce e poi vi racconterò come è arrivata qui. Ok?
perché è qui con noi a fare tutte queste bellissime fusa. Però intanto ve la volevo far vedere perché si era messo in una posizione perfetta, con la luce perfetta, e ha cominciato a fare le fusa. Zuppa di lenticchie, carote e qualcos'altro, e la mangiamo direttamente qui perché siamo un po' di corsa dopo aver pulito casa e fatto tutto il resto. E abbiamo aggiunto un po' di cacio che stava partendo e quindi dovevamo finirlo. E basta. Buon appetito. Eccomi qua, allora lasciamo stare che la qualità è tremenda, sentirete 1500 rumori, ma io sono di corsa e quindi volevo un po' spiegarvi. Allora, cosa volevo dirvi? La signorina che è qui, eccola qui, che mi ha fatto un bel regalino perché è una figlia di Satana. Meo, sì, sembra tanto tanto bella, ma è selvaggia. E la signorina qui è arrivata da noi domenica scorsa, oggi appunto è sabato, come sapete, e lei è arrivata qui domenica scorsa. Ce la siamo trovata in giardino che miagolava e meo, 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 abbiamo detto che cavolo è, i nostri erano chiusi. Non mi devo rifare le unghie, devo solo passarle, dagli un'altra botta di trasparente, anche se ormai ho già praticamente la ricrescita, ma vabbè, devo dargli una botta di trasparente perché ieri mattina si è rotta questa e non ho intenzione di rifarmele, ripeto, che vorrei che le prossime arrivassero a Natale almeno, e quindi gli do una bella botta di trasparente sopra e le sigillo di nuovo, così sono a posto. E volevo quasi rifarmi solo questa, ma mi è passata la voglia tempo zero perché il tempo appunto che c'è è poco. Comunque ce la siamo trovata in giardino mentre mettevamo fuori le luci. Meo, 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 abbiamo messo ovviamente l'annuncio, abbiamo guardato se era di qualcuno. Tra l'altro, praticamente, dopo aver messo l'annuncio, Roberto si rende conto che c'era già un annuncio per lei, ma sempre per sapere se era di qualcuno, cioè non c'era un annuncio dicendo la stiamo cercando, era un annuncio per vedere se era di qualcuno di 4 giorni prima rispetto a quando l'abbiamo trovata noi. Tant'è che io mi sono anche arrabbiata a dirvela tutta, ragazzi, perché cioè cosa fai? Ho spento il fornetto. Sì. Cosa fai? Cioè, la prendi, cerchi se è di qualcuno, dopo qualche giorno, se non è di nessuno te le sbarazzi. Aveva detto io mi contatterò anche l'EMPA. L'EMPA purtroppo è quella che è. Vabbè, l'ho messo male. L'EMPA è quella che è, nel senso che ha i suoi limiti anche, per carità, perché ovviamente è un'associazione molto grande e ripeto che ha i suoi limiti. Per cui, cioè in 4 giorni questi qua non li avevano trovato, non le avevano trovato una casa, e già questo mi faceva strano perché avete visto, cioè è veramente molto carina. Ora lasciamo stare che graffia un po', mordo, insomma è un gatto cucciolo, se non lo facesse sinceramente mi stupirei, no? E quindi niente, tant'è che comunque appunto mi è stato detto no, no, ma noi ce ne siamo presi cura, semplicemente le davamo da mangiare e poi la lasciavamo fuori. Ragazzi, se volete trovare una casa a un gatto, non dovete lasciarli andare fuori finché sono in stallo da voi. Se questa cosa non riuscite a farla per vari motivi, tutti comprensibili, aggiungerei, ok, si chiama qualcuno e si chiede se ti può aiutare con lo stallo o che cavolo ne so, però si trova una soluzione, perché se tu la gatta l'hai trovata in giardino, è normale che poi questa gatta vada in giro, cioè è la sua indole andare in giro, non è casa sua quella lì, cioè non è perché gli dai due crocchette che lei si sente a casa, no? Ecco. Tant'è che infatti il primo giorno voleva andare via anche lei, anche da casa nostra, no? Che noi l'abbiamo messa in sicurezza prima in taverna e poi l'abbiamo fatta conoscere agli altri.
già il secondo giorno la signorina non ne voleva sapere di uscire, non gliene fregava più niente della porta. Adesso se apriamo la porta, non dico che non è curiosa, ma non corre come faceva, come ha fatto la prima sera, per dire. Quindi voglio dire, basta talmente poco a un animale per affezionarsi all'ambiente familiare, che veramente mi chiedo allora che cosa gli stai facendo. Vabbè, io vi dico che, come sapete, abbiamo Simba adesso, che è la gatta dei genitori di Roberto, che è casa nostra, cioè è a casa nostra. È una gatta che ha 10 anni, è abituata a stare fuori. Lei la porta non la guarda nemmeno, se la porta è aperta lei si gira dall'altra parte, cioè è palesemente convinta che vuole rimanere dentro. Quindi, cioè, ci vuole veramente poco, cioè se perfino una gatta di 10 anni abituata alla libertà sta bene dentro, no? Una domandina. Comunque, vabbè, tant'è che appunto ha appurato che non era di nessuno, 3 secondi e gli abbiamo dato un nome. L'abbiamo chiamata Luce, ci sembrava abbastanza coerente visto il modo in cui l'abbiamo trovata. E niente, adesso va già praticamente d'accordo con tutti. Polpetta ancora non è al 100%. Ah, dovrebbe essere una femmina, ho controllato, dovrebbe essere una femmina anche perché è abbastanza grande. Avrà, boh, io dico 3-4 mesi, la ragazza che è venuta oggi a darmi una mano e fa guarda che è grandina, forse neanche 5, può essere, però insomma a me poco importa. Polpetta è poco convinta, ma perché Polpetta è sempre poco convinta all'inizio. A Semola non gliene frega mai niente, basta che non gli rubi il cibo. Simba si è dimostrata una mamma al 100%, è stata bravissima veramente. Le sta dietro, controlla che non si faccia male con gli altri, controlla che non litighi, che non si faccia male in giro per casa. È veramente meravigliosa. E Merlino ha paura perché lei gli soffiano, perché ha paura anche lei, ovviamente, e anche perché è stata tanto fuori, per cui no, sicuramente ha avuto a che fare con dei cani poco affabili. Lui la vorrebbe leccare, la vorrebbe coccolare, ma c'ha paura perché lei gli soffia, fa troppo ridere. 30 kg di cane contro tipo 1,5 kg di gatta, che ridere, vabbè. È già praticamente grande come Semola, ma vabbè, Semola è un gatto a parte. E basta, quindi insomma questa è la grossa novità. Che c'è, poi vabbè, ci sono tante altre piccole cose che però sì, è anche abbastanza inutile raccontare e non sono particolarmente rilevanti. Quindi ecco, ne ho messo un'altra botta che non si sa mai. A me non interessa tenerle così lunghe, sicuramente la prossima volta le accorcerò. Però si era tagliata parecchio, cioè si era piegata tanto, quindi preferisco che intanto si allunghi un altro pochino, così puoi accorciarle bene e non dare il pollice così. E basta. Ieri siamo andati a Bergamo e a Brescia. Abbiamo preso la tazza di Starbucks, perché adesso ci sono anche delle varie città, non è più solo quella dell'Italia. Infatti, appena torniamo a Verona, vorrei anche quella di Roma. Poi non mi ricordo dove altro è in Italia, però insomma adesso piano piano faremo la ricerca, perché se abbiamo quelle fuori, a maggior ragione dobbiamo avere quelle di dentro. E cos'altro volevo dirvi? Niente, basta. Abbiamo preso un pacchetto per le terme di Aquardens, che sono quelle gigantesche a Verona. Abbiamo preso un pacchetto con il Black Friday che si può usare dall'8 gennaio al 27 marzo, per cui sicuramente prossimamente ci vedremo alle terme. Volevo girare l'home tour domani, tra oggi e domani, ma non ce la faccio, non ce la facciamo, quindi penso che vi farò vedere in questo video le luci che abbiamo messo fuori di Natale, e poi per l'home tour se ne parlerà con più calma più avanti. Perché alla fine abbiamo deciso, ci mancano un paio di cose, allora tanto vale farvi vedere tutto pronto. E aspettare un altro pochino e farvi vedere tutto pronto. Basta. Se mi vedete sconvolta è perché veramente è stata una settimana intensa.
tra lavoro e cose da fare in generale, come tutti i cristiani. Ieri abbiamo fatto l'allestimento del negozio, perché forse ve l'avevo già detto da qualche parte, o forse no, non mi ricordo. Comunque, semplicemente cambiato azienda, il negozio è lo stesso, però abbiamo cambiato azienda, vendiamo sempre le stesse cose, tra virgolette, nel senso che cover, vetrini, pellicole, power bank e cose così, però appunto, come si dice, con un'altra ditta, tutto qua, ecco, non so se fare un'altra passata a tutte, ma so che non c'ho voglia, so che lascio solo questa, sì, e sì, luce, sì. E niente, io in questi giorni man mano sto aprendo il calendario dell'avvento di Sephora, quello arancione, il Sephora Favorites, questo qua, per intenderci. Eccolo qui. Sto trovando delle cose molto interessanti, avevo ovviamente già sbirciato prima di farmelo regalare per Natale da Roberto, però devo dire la verità, siccome io poi mi dimentico delle cose, sono molto contenta. Ieri l'altro giorno ho trovato un burro cacao colorato molto carino di un marchio con l'acido ialuronico, cose così. Sono andata a vedere, è una full size, sono andata a vedere, costava 28 euro, quindi direi che già quello ha preso. Poi ne ho aperte tre perché Robby non c'è stato in questi giorni e noi siamo stati super impegnati perché ieri siamo usciti di casa perché mi ha accompagnato anche lui perché poi appunto dovevamo andare via, mi aspettava la mia amica, eccetera, eccetera. Siamo usciti di casa alle 6 e qualcosa, quindi ecco, non era il momento. Siamo tornati a casa sfiniti, pieni di novità anche al lavoro, eccetera, quindi non avevo la testa. Comunque non mi ricordo quale casella era quale, però ho trovato questa qui, che tra l'altro è veramente molto grande per essere una miniatura da collezione, almeno per me è una miniatura da collezione e le amo, cioè io sapete che faccio appunto la collezione. Una matita, un'acqua, come si chiamano queste? Acqua Resist Color Pencil di Make Up Forever, in un colore bronzatino, però abbastanza freddo, secondo me è un bronzo freddo, almeno a vederla. Devo ancora swatcharla, poi il mascara in full size, tutto full size tra l'altro, c'è tutto full size, questo ovviamente no, però ecco. Il mascara di Sephora, quello più famoso, che vi dico la verità, non vedo l'ora di provare, perché se dovesse andare bene effettivamente costa molto meno rispetto ad altri mascara che uso. Devo anche tornare a farmi la laminazione, devo fare un botto di cose, ma vabbè, il tempo è quello che è. Chi fa il mio stesso lavoro in questo periodo lo sa che praticamente è già tanto se ci si ricorda come ci si chiama. Infatti, diciamocelo, non era il momento migliore per un nuovo cucciolo in casa, ma vabbè, lo stesso, non cambia niente in realtà, cioè, essendo un animale che abbiamo già a casa, tra l'altro in grandi quantità, perché ne avevamo già tre. Cioè, in realtà abbiamo la lettiera, avevamo già le pappe, abbiamo tutto quanto, quindi non è che ci è costato chissà cosa. È ovvio che però bisogna educarla un pochino anche al gioco, eccetera, eccetera, bisogna starci un pochino dietro. Però è piacevole, è troppo bello avere un cucciolo in casa, nonostante mi sfregi, ci sfregi, ma non importa, è troppo bello. Tra l'altro, cosa meravigliosa, Simba è il primo Natale che si fa dentro casa. In generale, non solo nostra, e l'albero non se l'è calcolato di striscio, proprio non l'ha guardato. Polpetta e semola che di solito si arrampicano dentro l'albero, quest'anno niente. Polpetta semplicemente ci dorme sotto, ci ha fatto tipo la cuccia, ma non è un problema, ovviamente. Merlino, come al solito, non gliene frega niente. E la piccola, che è una peste che si attacca a qualsiasi cosa, compreso le tende, l'albero non se l'è calcolato. Almeno per il momento, non voglio parlare troppo forte, però. Quindi sono troppo contenta perché l'albero è salvo. Quindi ecco, in compenso Roberto mi ha rotto una pallina, ma non è una grande novità, diciamocelo. Comunque, niente, ecco. Ah, tra l'altro quella pazza è la mia amica Irene, perché veramente siamo andate, non so se prima del mio turno, quando avevo finito il turno, siamo andate un attimo da Pinalli perché le ho fatto vedere un paio di prodotti che secondo me andavano bene per lei e ci si sta trovando bene, quindi sono molto contenta.
abbiamo visto questo qui in cassa, che non mi ricordo, era scontato e alla fine costava tipo 23 euro, una roba del genere, non mi ricordo, di 5 colori di questa nuova marca che hanno appunto da pinalli, non in tutti i pinalli, però quelli un po' più grandi ce li hanno. Io avevo già preso 2-3 colori di questa linea qua e mi sono trovata molto bene, sono molto economici, costano tipo 9 euro, una roba del genere, quindi se vi capita ve li consiglio. L'unico che non mi piace di questi 5 è questo rosa, perché qui sembra un bel rosetto, in verità è un pesca, cioè un rosa bello power. I glitter sono tutti bellissimi, anche se ovviamente quelli rossi così già più o meno ce li ho. E questo rosso è molto bello perché è diverso dagli altri, quelli che ho io sono un po' più chiari, un po' più power. Basta, io penso di avervi raccontato tutto. Fra poco vado al lavoro, per cui non ha senso che vi dica nient'altro. Vi farò vedere appunto tutte le decorazioni di Natale. Sappiate che sono extra, non sono secondo me pacchiane, però perché sono comunque molto pensate, sono delicate, non ci sono 8000 colori, insomma c'è tutto un pensiero dietro. Possono tranquillamente non piacere, potete dirlo con la dovuta delicatezza, no? La dovuta educazione. E me ne frega, non me ne frega, perché a me piacciono da morire. Basta, detto questo, io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.